Buonasera, ore 21. Nei giorni del Covid-19 è cambiato anche il metodo di fare televisione, le nostre trasmissioni sportive. Prima ospitavano tanti ospiti qui nello studio di TV6, ora è cambiato un po' tutto, anche grazie a dei mezzi tecnologici innovativi. Avremo modo di effettuare dei collegamenti sempre con ospiti che però potranno parlare di calcio. Questo calcio che sta per ripartire giovedì, il ministro Spadafora, giovedì 28 maggio, dovrebbe, usiamo sempre il condizionale, dare l'ok per la ripresa dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C, e questi saranno anche tra i motivi degli argomenti di questa sera che affronteremo in studio insieme al mio compagno di viaggio Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera ritrovato. Amici da casa. Ringrazio subito in regia Maurizio Dagui, che da qualche settimana ha un compito nuovo con queste nuove tecnologie, però è in grado di fare tutto. Maurizio è in compagnia di tanti amici che da vari posti, sia d'Italia, sia d'Europa, sia da tutto il mondo, proveranno ad entrare nel nostro studio e quindi nelle vostre case. Alterneremo tanti ospiti, ma i primi che sono entrati qui nel nostro studio virtuale sono Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco e per la prima volta l'amico Daniele Barone di Sky. Buonasera a tutti. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Ciao. Allora, ciao Enrico. Sono tanti, ciao. Ripeto, gli amici che si alterneranno nel corso della trasmissione, non vi diciamo subito chi saranno, ma ci sono delle grosse sorprese che faranno felici ovviamente i tifosi del Pescara. Allora Andrea, prima di iniziare le notizie della giornata, intanto buone notizie per quanto riguarda i casi positivi, oggi in Abruzzo soltanto uno in più, no Andrea? Uno solo che arriva dalla ASL di Teramo, zero da tutte le altre parti, dunque si registra il minimo da quando è scoppiata l'epidemia, il minimo numero di contagiati, un solo caso in più, ripetiamo, arriva dalla ASL di Teramo, 0,08% di casi, visto anche l'altissimo numero di tamponi che sono stati processati. Poi possiamo dire che ci si avvicina alla ripartenza dei campionati, il 28 sarà una data importante, ma già domani ci sarà il consiglio direttivo della Lega di Serie A, si parlerà di date di ripartenza, si parlerà anche della priorità da dare al calendario, cioè alla giornata di campionato di Serie A, oppure se ripartire con i recuperi delle partite che non si sono giocate prima del lockdown. Allora, avviso subito che questi amici che avete visto in apertura resteranno con noi per tutta la durata della trasmissione. Ritrovo con piacere e lo ringrazio Daniele Barone, che ha fatto una splendida carriera ai vertici della TV nazionale con Sky. Daniele, tu che hai fatto televisione insieme a me, però sai che devo accontentare prima Francesco Di Francesco, Totò De Leonardis, che loro hanno sempre questa voglia di dire, quindi sentiamo prima loro, Daniele, poi mi dai un giudizio sui loro commenti. Totò De Leonardis, allora, giovedì si riparte, avevamo qualche dubbio lunedì scorso, ma a questo punto possiamo dire che si riprende. Ah sì, pare di sì, anche se la cosa, come sai, non mi entusiasma, perché questo è un momento difficile pensare solo a questo, insomma. Certo, si ripartirà, speriamo ovviamente con tutte le precauzioni del caso, però ripartiremo con un calcio che non abbiamo mai visto, nel senso con gli stadi chiusi, senza questa pubblico. Settimana hai visto qualche partita? Assolutamente no, non ci riesco. Ti rifiuti? Spero che magari il Pescara me lo faccia tornare questa voglia, insomma, visto, io ho Sky, quindi il campionato tedesco lo dà tutte le partite, però riesco a vedere qualche minuto, poi non ce la faccio, non so se è questione anche di passione, però credo che il Pescara magari mi farà un altro effetto, insomma. C'è subito Andrea Costantini che vuole chiederti qualche curiosità.
Sì, intanto saluto Totò. Insomma, dovremo abituarci a questo nuovo modo di vedere il calcio, di seguire il calcio. Intanto, su questo primo interrogativo che si pone ad esempio la Lega di Serie A, tu saresti per ripartire con i recuperi oppure per ripartire con il calendario ordinario? Premesso che insomma tu sei contrario a questa ripartenza, ma visto che si riprenderà, come intanto? Ma penso che comunque sarebbe più opportuno magari partire con i recuperi, cioè quindi di mettere a posto la situazione. Adesso sono 4 partite, proprio per rimettere il calendario a regime, diciamo. Secondo me sarebbe più opportuno partire in questo modo, piuttosto che poi magari pensare di fare dei recuperi. Le date tra l'altro sono strettissime, quindi insomma non sarà facile. Sommato sarebbe meglio, a mio avviso, partire con i recuperi. Francesco Di Francesco, come si deve ripartire? Beh, sulla ripartenza sono d'accordo con Totò. Sul fatto dei dubbi se ripartire o no, credo che tutto sommato ci siano tutte le condizioni per ripartire. Infatti, salvo clamorose sorprese, che poi in Italia ce ne sono sempre, si ripartirà. Ripartire con i recuperi per dare poi continuità e per rimettere tutte le squadre alla pari con le gare da giocare, con la classifica. Per ciò che concerne il discorso della televisione, no? Io la televisione su Sky ho seguito le partite. Complimenti, mi viene da piangere il cuore nel dire complimenti alla Germania, però quando bisogna riconoscere i meriti degli altri, ripartono anche con sono ripartiti anche con diretta gol, quello che si sta discutendo in questi giorni in Italia tra Sky, la Lega e tutto il resto, se fare diretta gol aperta a tutti o solo agli abbonati. Io che sono un abbonato totale da anni, ossia ho tutto il pacchetto, quindi potete sapere pure quanto costa al mese. Barone, grazie per questo, a nome dell'azienda. C'è Andrea che vuole chiederti sì, qualcosa. Francesco. Bravo, bravo Francesco, bravo. Ma mi sembra, anche... mi piace vedere tutti. Io sono stato sempre un tele dipendente. Prego, stipendi, soprattutto per quanto riguarda... Aspetta Francesco, sappi che è cambiato un po' anche il metodo degli interventi. Vai Andrea. Sì, Francesco, è scoppiata anche la querel degli stipendi, soprattutto per i club di Serie B e ancora di più di Serie C. Che ne pensi? Beh, mi verrebbe da dire che sono fatti loro. Se c'è il buon senso da entrambe le parti troveranno un accordo anche abbastanza facile. Poi se una delle due parti si rigidisce, non cede o non va incontro alla controparte, diventa tutto difficile. Per concludere il discorso di prima, mi auguro che anche in Italia facciano diretta gol in diretta, perché è bello che il calcio riparti, e credo che ormai possiamo anche finire di discutere, ma ne parleremo più avanti. Non voglio togliere spazio a Riccardo e agli altri. Anche questo fatto lo sappiamo, che non è bello il calcio senza il pubblico. Sentivo però poco fa proprio, potranno entrare solo 300 persone. Sì, dopo ne parleremo, perché avremo anche il tecnico per pescare l'ufficio stampa Mucciante, che ci dirà come verrà organizzato lo stadio. Clinco, quanta voglia hai di rivedere una partita del Pescara? Non sentiamo Clinco. Riccardo, non lo sentiamo. Allora, passiamo a Daniele Barone, perché Daniele lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazione. Ah, ci sei Riccardo? No, ma sì, no, avevo, perché Zoom ha una funzione per togliere il microfono. Lo so, però non puoi distarti. L'avevo spento per non disturbare. Primo cartellino. È grandissima, la voglia. Errore. La voglia è infinita e sono contentissimo che ricominciamo, e onestamente non vedo l'ora, anche perché ci sarà una partita ogni 3 giorni. E quindi sarà veramente un campionato avvincente. In 2 o 3 mesi vedremo, credo, di tutto. Sarà un'esperienza fantastica. Io non vedo l'ora, credetemi, non vedo l'ora. Allora, Daniele, intanto dici, per chi non ti ha seguito da altre parti, come hai vissuto tutto questo periodo? Sei rimasto sempre a Milano? Sì, sempre a Milano, molto spesso collegato, molto spesso con Clinco, che me lo trovo da tutte le parti, mi sbuca
da tutte le parti. È stato un periodo strano come per tutti, ma alla fine, Enrico, guarda, anche se vogliamo, non così pesante come mi sarei aspettato. Certo, era pesante la situazione intorno a noi per tutto quello che abbiamo vissuto, per tutte le notizie molto, molto brutte. Però poi in casa, anche da solo, mi sono saputo organizzare un minimo di cucina, un po' d'allenamento, molte, molte videochiamate sia private che di questo tipo, con contesti sportivi, calcistici, pallanuoto. Però ecco, a proposito, lasciami dire una cosa intanto. Prima parlavi del tuo piacere di rivedermi, credi è un piacere mio poter partecipare ad una tua trasmissione, perché io vorrei ricordare come da ragazzino cominciai a TVQ nell'84, poi mi chiamasti a Telemare e sei stato il primo maestro mio di questa, in questo mondo, in questa professione, che poi ho avuto la fortuna di poter continuare fino ad arrivare a Milano. Quindi ti ringrazio, però bisogna avere la stoffa per fare carriera, quindi tu ne hai avuta, hai fatto la gavetta e poi hai trovato ovviamente i successi che meritavi. Però adesso non ci dobbiamo fare i complimenti a vicenda, perché ovviamente tu sei rimasto legato al Pescara. Proprio in questi giorni hai raccontato la splendida esperienza con il Pescara di Zeman. In quell'anno hai vinto anche il premio Prisco. Quello è l'anno che ricordi col maggior piacere, Daniele? Ma il 2012 è stato un anno bello, come ho scritto anche in un post su Facebook, perché sia a livello privato che a livello professionale sono successe tante cose belle, soprattutto da maggio in poi, ecco, il premio Prisco, la promozione del Pescara, con la fortuna di riuscire a fare quella telecronaca di Genova, per non dire anche di quella precedente col Torino, di quella successiva con la Nocerina, la festa in piazza dove la società del Pescara mi volle per presentare quella serata memorabile, poi partecipai alle Olimpiadi di Londra come inviato sulla pallanuoto, quindi un sacco di cose belle. Mi ricordo anche l'anno della promozione del Pescara, Enrico, lavoravo con te, del Pescara di Galeone, la prima, lavoravo con te a Telemare e facevo avanti e indietro tra Pescara e Ortona, dove... Il militare dove ero, facevi. dove facevo il marinaio di leva, e mi ricordo che poi rientravano in fine settimana, insomma, ti davo una mano in redazione, venivo allo stadio e diedi una mano, lo ricordo male, anche come interviste, come lavoro, diciamo, nel pomeriggio di Pescara Parma. Però diciamo che l'anno della promozione di Zeman è stato forse per me speciale. Allora Daniele, ovviamente questo è stato un piccolo amarcord, ma adesso nel contesto della trasmissione avremo altri ospiti e potrete chiedere di tutto. Vi ricordo che soprattutto dalle ore 22 in poi avremo una grossa sorpresa, con uno sforzo anche tecnologico, perché ci collegheremo con oltreoceano, quindi vedremo chi ci sarà. Posso aggiungere a quelle che erano le riflessioni, i pensieri, gli auspici di Totò e degli altri, quella che è una vera e propria indiscrezione che leggo dai colleghi che di Sky Sport, che stanno seguendo più da vicino tutte queste vicende. Credo che l'indirizzo della Lega sia proprio quello di far ripartire il campionato con i 4 recuperi, proprio per poter riallineare il calendario in una maniera equa, almeno come numero di partite giocate. Quindi si dovrebbe ricominciare. Adesso bisogna capire se la data sarà quella comunque a cavallo tra il 13 o il 20 di giugno, il 15 di giugno, insomma in quei giorni lì. Comunque si dovrebbe ricominciare con i 4 recuperi. Intanto saluto Massimo Mucciante, che è entrato nella nostra piattaforma. Buonasera Massimo, con questa scenografia che ormai conosciamo anche per altre trasmissioni. Tu sei stato un po' tra i primi a credere in queste nuove tecnologie, ma con te torneremo più tardi, perché abbiamo in linea il difensore del Pescara, Gennaro Scognamiglio. Buonasera Scognamiglio. Buonasera a tutti. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Allora, vi state allenando tanto, perché ormai siamo arrivati al momento di ricominciare, no? Siete ormai anche voi vogliosi di tornare in campo? Ma sicuramente ci stiamo allenando, siamo ripartiti da una settimana,
ovviamente a gruppi e facendo dei lavori personalizzati, però dai, già correre sull'erba già è tanto, ci mancava tanto, ci stiamo preparando per finire questo campionato cercando di fare un finale di stagione importante. Ci toglie una curiosità, come ha vissuto in quel periodo dentro casa? Qual è stata la sofferenza maggiore? Beh, sicuramente per noi che non siamo abituati a stare dentro casa e avendo anche due bambini dentro casa è stato tutto un po' così diverso e ci mancava il campo, ci mancava lo spogliatoio, i compagni, viaggiare per andare in trasferta, ecco, e sicuramente sono cose che sono mancate, però vedendo un po' quello che è successo sicuramente diciamo che noi siamo stati più fortunati rispetto agli altri, che ad oggi siamo qui, ci vediamo, parliamo e siamo insieme, quindi ci è mancato qualcosa, però siamo stati anche fortunati sotto questo punto di vista. Faccio un'ultima domanda e poi lascio spazio anche agli amici. Allora, contratto rinnovato, quindi Pescara è entrata già nella sua carriera, un po' nel suo cuore. Ah, quello sicuramente è stata una sorpresa per me, perché non avevo il contratto in scadenza, avevo ancora un altro anno. La società con il mio procuratore hanno trovato un accordo per un altro anno, quindi scadenza 2022, sicuramente una cosa che mi dà forza, mi fa ben sperare. Sicuramente devo ringraziare la società, ma quello spero di farlo sul campo, perché è la migliore risposta che posso dare. Sicuramente qui a Pescara mi trovo bene, questo è il mio secondo anno e spero di, a sto punto, di finire la carriera qui, perché sto veramente bene. Allora, tra gli amici, chi vuole fare subito una prima domanda a Scognamiglio, perché poi dobbiamo alternare gli ospiti, vediamo chi... Totò De Leonardis, camicia rossa, partiamo dal più anziano, forza Totò. Ciao Scognamiglio, ovviamente ciao. Ti auguro intanto di riprendere, magari ci fai pure un golletto che quest'anno che ci hai negato poi. Finora. Niente, sicuramente arriverà, credo, visto anche i tuoi precedenti, insomma. No, quello che ti volevo chiedere è dal punto di vista psicologico, soprattutto tu con moglie e figli, cioè come ti accosti a questo calcio diverso che devi affrontare, una novità assoluta, piena di incognite. Voglio dire, qual è lo stato d'animo col quale tu ti accosti a questa nuova avventura, perché è tutto nuovo. Ah, intanto ti ringrazio per l'augurio che mi hai fatto, spero di fare subito un gol appena ripartiamo, così quello che poi contro la Juve Stabia, tua ex squadra, no? Esatto, sì. Sì, è mancato un po' e quindi spero di farlo quanto prima. Sicuramente non è facile, ecco, ripartire anche sotto l'aspetto psicologico, è dura perché sembra tutto diverso, la paura c'è sempre, quindi sicuramente è difficile. Io per fortuna sono stato chiuso in casa con moglie e figli, quindi la giornata un po' mi passava, però devo pensare ai miei compagni che sono stati da soli dentro casa da 2 mesi senza poter vedere i genitori lontani, perché magari c'è qualcuno che è veramente tanto lontano, mi viene in mente Bocino perché è bulgaro, però è stato lontano dalla famiglia, e tanti altri. Sicuramente per loro non è stato facile e ancora oggi sono un po' scossi per questa situazione. Però sicuramente il fatto di stare insieme, di riprendere a giocare, di tutti i giorni di stare insieme, questa è una cosa che può aiutare sia me ma anche gli altri. E così pian piano ci dobbiamo abituare, poi penso che se non succederà più niente torneremo alla normalità. Allora, l'ultima domanda per Scognamiglio e poi lo lasciamo. Daniele Barone, a chi si può paragonare come caratteristiche questo difensore del Pescara, Scognamiglio? Daniele, se ti viene in mente qualcuno. Ma guarda, intanto ci penso, però volevo domandare a Gennaro, costringendolo a tornare un pochino indietro, visto che prima si parlava di sentimenti, di legame già molto forte con Pescara, cioè, credo che il Pescara Gennaro abbia negato quella che poteva essere la soddisfazione più grande della sua carriera, no? con la finale playoff che lui ha perso contro il Trapani di Serse Cosmi. E quindi gli volevo chiedere, facendolo tornare
un paio d'anni più indietro, che effetto, perché si parla sempre molto di professionisti, calciatori, qualche volta si parla anche magari a sproposito di mercenari, invece io credo che loro siano ragazzi pieni di sentimenti. Quindi che effetto ti ha fatto, Gennaro, metterti addosso la maglia del Pescara che un paio d'anni prima ti aveva regalato invece una notte calcisticamente così, così amara, così brutta? Cioè, hai pensato per un attimo nel momento in cui sei arrivato a Pescara che quella notte il Pescara ti ha negato la possibilità di andare in Serie A col Trapani? Sì, ciao Daniele, no. Sicuramente ti racconto anche un aneddoto così che è bello da sentire. Che a gennaio di quell'anno, quando ho perso la finale, io sono stato contattato da Pescara e dovevo venire proprio a Pescara, però poi il Trapani e il direttore Fagiano non mi hanno lasciato venire qui a Pescara perché ci stavamo giocando qualcosa di importante, quindi diciamo mi è stata negata, diciamo, la possibilità di venire subito a Pescara. Però va bene, poi dopo ci siamo incontrati in finale, Pescara, ecco, mi ha tolto qualcosa di bello, di importante, che era un sogno per me. Però sicuramente quando sono venuto qui a Pescara, appena ho messo piede allo stadio di Adico, la prima scena che mi è venuta in mente è quella, quando sono venuto qui a giocare la finale di andata col Trapani, mi ricordo uno stadio stracolmo, pieno di gente, e la prima cosa che mi è venuta in mente è quella scena lì, ecco. Tra l'altro, quindi, la partita di ritorno l'hai conclusa con un'espulsione tu. Sì, a 5-10 minuti dalla fine sono stato espulso per doppia ammonizione, quindi ho dovuto lasciare il campo prima, ma ormai era già finita. Senti, bene, grazie cosa. Gennaro, ti ringraziamo per questo intervento, purtroppo okay. Dobbiamo andare di fretta perché abbiamo tantissimi appuntamenti, cerchiamo di essere precisi. In bocca al lupo, Gennaro, per la ripresa del campionato e per la tua permanenza a Pescara, grazie. Crepi il lupo, buona serata a tutti, grazie. Grazie. Ciao. Non so se ciao, è entrato ciao, già l'attaccante del Pescara, vediamo un attimo. Sì, sta entrando. Allora, ci siamo? Eccolo qui, Marco Tumminello. Buonasera Tumminello. Allora, dalla regia poi ti diranno di mettere ovviamente il telefonino in orizzontale, così ti inquadrano meglio. Sì, va benissimo subito. Allora, vediamo un attimo che si può fare, perché ovviamente siamo in diretta, pur la prima volta per tanti di noi. Eccoci qua, benissimo, si sta alzando, se ne va, ritorna. Buonasera Tumminello, allora ricominciamo da capo. Daniele sorride perché si diverte. Come sta innanzitutto questo giocatore che ci ha fatto sognare all'inizio, poi è stato penalizzato dall'infortunio, ma ora è pronto a riesplodere, vero Marco? Sì, sono pronto a rientrare come ho fatto all'inizio di stagione. Ero partito molto bene con la squadra, eravamo partiti tutti bene. La cosa più brutta che poteva accadere mi è successa a me e poi nuovamente ad Antonio, quindi è stato brutto in un momento così lasciare la squadra. Allora, mi diceva Andrea Costantini, mi ha segnalato proprio qualche istante fa, che nella giornata di oggi, anzi ieri, Simone Inzaghi ha detto che ha ritrovato i suoi giocatori straniti i primi giorni dopo questa pausa lunghissima. Può esserci questo effetto? Ovviamente ognuno parla per motivazioni personali, nel tuo caso non credo perché hai tanta voglia, no Marco? Sì, la pausa non è a me, parlo personalmente, dopo questa infortunio non mi è servita al 100% perché comunque muscolarmente è un infortunio che deve essere tenuto sempre sott'occhio, quindi il ginocchio si è riposato, però non più di tanto. Ripartire non è facile, come io e voi sentite dalla televisione, molti infortuni stanno accadendo in varie squadre. La preoccupazione soprattutto mia è quella di prendere al massimo delle potenzialità, quindi bisogna stare sempre più attenti. Ora pian piano stiamo facendo la preparazione con lo staff e con tutta la squadra che ci permette di tornare a pieno regime. Spero che vada tutto per il meglio. Bene, Andrea Costantini, c'è in qualche curiosità? Buonasera Marco, immagino tanta voglia di finire benissimo questa stagione e poi magari di restare a Pescara? Intanto speriamo intanto di finire la stagione nel migliore dei modi e portare il Pescara nei playoff,
e poi speriamo in grande. L'anno prossimo, no, c'è nato qualcosa con molti giornali, la voglia di rifare bene qua ci sta. Ovviamente non è facile perché l'Atalanta e Pescara siamo mettere d'accordo, e vediamo pure il mercato che c'è, come va a finire la stagione pure per me, perché lo sappiamo tutti, oggi come oggi fai quei 2-3 mesetti più importanti e c'è un mercato esilarante, quindi tocca vedere bene, tocca scegliere bene per l'anno prossimo. Certo, Pescara non la mollo, perché è una piazza che all'inizio mi ha dato tanto, ma ha creduto in me molto, e quindi ne sono fiero se dovessi rimanere. Vorrei chiedere a Daniele, Francesco e Totò velocemente, come, difficile dirlo, come sarebbe cambiato il campionato del Pescara con Tumminello in campo? Daniele. Ma io mi rifaccio ai numeri, Enrico. Marco, tra campionato, Coppa Italia e Under 21, aveva segnato 6 gol in 7 partite, in quelle che ha di fatto giocato all'inizio della stagione. Quindi numeri pazzeschi, clamorosi. Se tanto mi dà tanto, mi viene da pensare che Marco avrebbe dato un valore importante al campionato del Pescara e ovviamente anche alla nuova Under 21. Quindi credo che lui per primo si sia rammaricato, per non dire altro, per quel maledetto crack sul campo di Cosenza. Tra l'altro, Marco, mi sembra che il ritorno alla normalità si stia avvicinando sotto tutti i punti di vista, perché hai abbandonato quell'improbabile color dorato che avevi messo sui capelli. Sì, parto prima da quello che hai detto prima. L'unico rammarico di questo infortunio è stato, come hai detto tu, l'inizio della stagione, che era per un giovane top, per rilanciarsi era proprio la perfezione come avevo cominciato, e volevo proseguire così. Tutto è tornato alla normalità, sì, guarda, ho tolto tutto, non c'è più il biondo, non c'è più il bianco, non c'è niente. La normalità. Francesco, una curiosità con Tumminello? Ah, la curiosità più che sapere in modo, diciamo, un po' dettagliato le sue attuali condizioni, ossia al di là dello stop per il coronavirus, nel quale bene o male lui qualcosina ha potuto fare, ma questa pausa, se gli è servita per magari accelerare i tempi, e adesso alla ripresa che tipo di lavoro svolgerà per poter dare il suo contributo alla squadra? Ma intanto ciao, è stata una pausa, come ho detto prima, un po' strana, ma in un certo senso pure benefica per il ginocchio, perché benefica perché il ginocchio si è riposato molto, e la cosa brutta, non brutta, però che il ginocchio muscolarmente è un po' ha riperso il tono muscolare che stava riprendendo a marzo, perché ero rientrato in squadra, stavo di nuovo integrando con i ritmi e con i contrasti, e quindi l'unica cosa che mi manca ora è quella, praticamente, perché ora quando si rientra con la squadra ancora non abbiamo fatto né partitelle né niente, e dovrò rientrare a pieno regime fisicamente. Però adesso sto bene, ci abbiamo sempre lavorato, sempre corso, ho sempre fatto forza. Però ti sentiamo un po' stanco, bene. Stai lavorando tanto? O hai fame? Perché sì, vabbè, abbiamo fatto allenamento oggi alle 6:30. Hai ragione. Mi ho fatto un bel metabolico, domani pure. Domani abbiamo pure i tamponi. Quindi sì, siamo molto stanchi comunque. Vabbè, sai, allenarsi così a gruppi non è proprio il massimo. Ti lasciamo la cena come concordato. Grazie per il tuo intervento e ovviamente in bocca al lupo per questa ripresa. Speriamo di rivederti esultare qui all'Adriatico. Grazie a voi, non mancherà occasione. Allora andiamo in pubblicità, poi riprenderemo da Antonio Leonardis, Max Muciante, che ci dirà tante curiosità, e poi ci saranno ancora tante sorprese. A tra poco. Sì.
Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 36 minuti, sempre in diretta per questo nuovo numero di replay. Allora abbiamo amici collegati, tra poco altri collegamenti. Avevamo tenuto in sospeso il responsabile dell'ufficio stampa della Pescara, Massimo Mucciante, che ho il piacere di risalutare. Buonasera Max, adesso iniziano giorni complicati e difficili anche per te, perché diciamo subito come si organizzeranno le partite. Abbiamo letto che al massimo potranno entrare 300 persone in uno stadio, correggimi se sbaglio, ci sarà la zona 1 per l'area tecnica, la zona 2 per gli spalti, la zona 3 area esterna stadio, e tutti gli altri dove li mettiamo, Max? Intanto buonasera Enrico e grazie per l'invito. L'ultima volta che mi ha invitato si parlava di sospensione, sono felice di parlare invece adesso di ripresa. Innanzitutto sì, sarà una partita abbastanza particolare, almeno sulla carta, perché ci sarà molta organizzazione da fare, perché il protocollo è abbastanza rigido ed è giusto che sia così. In campo sarà una partita come le altre, con le dovute accortezze.
Per quanto riguarda le zone, hai perfettamente ragione, ci saranno tre zone dedicate, una parte esterna, una parte interna e una parte appunto dedicata alle riprese TV, coloro che hanno i diritti. E niente, cercheremo di organizzarci attraverso quello che verrà. In realtà è tutto sulla carta. Io dal mio piccolo posso dire che ho già vissuto una cosa del genere a Benevento e bene o male ci siamo organizzati in una certa maniera attraverso delle autoproduzioni, abbiamo cercato insomma di fornire un servizio in qualche maniera. Ecco Max, a proposito di Benevento, ne parlammo proprio qui in studio, il vostro gesto fu eloquente, quello di entrare in campo con le mascherine. Adesso possiamo dire con serenità che tutti i giocatori del Pescara hanno effettuato test serologici e non ci sono casi positivi, per fortuna. E nelle prossime ore effettuerete i tamponi, dopo i primi risultati gli atleti saranno sottoposti ad un secondo tampone, correggimi se sbaglio. No, assolutamente vero, abbiamo fatto le prime analisi sierologiche, diciamo tutta quanta la società, a partire dai giocatori fino ai dirigenti, agli uffici, ai magazzini, tutti quanti. Adesso invece arriva una seconda fase un po' più ristretta. E saremo soltanto, credo, una cinquantina di unità, 50-60 unità a svolgere dei tamponi per restare, appunto, per entrare all'interno del centro sportivo, che sarà rigorosamente chiuso attraverso un sistema di guide e sarà organizzato in maniera che ci siano meno contatti possibili e si svolga nella massima serenità. Ecco, Totò De Leonardi, se vorrei tornare all'argomento precedente sollevato da Andrea Costantini sulla dichiarazione di Simone Inzaghi, che ha ritrovato i suoi giocatori straniti in questi primi giorni, sarà un campionato, non diciamo falsato, ma un campionato nuovo un po' per tutti? Ma guarda, io direi proprio che falsato sicuramente, perché è ovvio che non è tutta un'altra storia questa, voglio dire, quindi comunque sarà un campionato falsato. Ora sì, bisogna finirlo, bisogna andare avanti, però è ovvio che le condizioni con cui si riparte non sono normali, insomma, non solo per la mancanza del pubblico, ma nell'insieme, anche per quello che stiamo vivendo fuori dal calcio, voglio dire. È una situazione veramente, cioè, che nessuno ha mai conosciuto. Nessuno di quelli di noi viventi, voglio dire. Quindi anche questo è un fatto particolare, insomma. È ovvio che anche gli stessi calciatori credo che problemi ne abbiano tantissimi pure loro, voglio dire, perché non è una vita normale, nemmeno loro, quello che fanno al di là, fuori dal calcio. Come più o meno ha lasciato capire lo stesso Scognamiglio prima. Quindi sono una serie di situazioni che scopriremo solo vivendole questa fase, però che sia un campione che possano essere condizionati un po' tutti i giocatori da questo tipo di campionato che si va a concludere, è ovvio che ci sta. Magari col tempo si assorbirà, dopo le prime settimane, come capita un po' in ogni settore, però è ovvio che le difficoltà ci sono. Daniele Barone, qual è la cosa, Daniele, che ti incuriosirà di più con queste novità? Intanto credo che anche il linguaggio nostro, di noi telecronisti, di noi che raccontiamo il calcio, il linguaggio debba dovremmo cambiare. Ma necessariamente sì, perché intanto rischieremmo di urlare con il deserto intorno e sarebbe sono anche d'accordo. Abbastanza fuori. Bravo, Daniele. Magari un po' di enfasi in meno, un po' di falsi entusiasmi qualche volta in meno, anche se io poi, come tutti i miei colleghi, sono un romantico, quindi mi piace raccontare il calcio in un certo modo. E poi vi porto la mia esperienza fatta in queste prime settimane di ripresa alla Bundesliga, ripresa alla quale ho partecipato. Di nuovo c'è un turno infrasettimanale martedì, quindi domani e dopodomani. L'idea che ho, ed è poi una valutazione che affido a tutti gli altri amici, magari se ne può parlare insieme, mi sembra che essendo sparito del tutto il fattore campo e quindi anche il condizionamento in senso positivo, in senso buono, che può dare qualche volta il pubblico
una grande passione intorno al rettangolo di gioco. Mi sembra che le partite, almeno in queste prime due giornate di Bundesliga, le abbiano quasi sempre vinte in casa o in trasferta le squadre più forti, perché sono venuti a galla maggiormente i valori tecnici, che qualche volta c'è quel gap che qualche volta il fattore campo può mascherare, può annullare, certi valori si possono avvicinare. In questi casi io ne ho visti veramente meno. Il campionato di B è un campionato per suo DNA molto imprevedibile, impronosticabile, tutti possono vincere o perdere con chiunque. Non vorrei che questa ripresa necessaria ma diversa, come raccontava Antonio De Leonardis, possa aumentare il margine proprio tra le forze migliori di questo campionato e quelle un pochino meno attrezzate sotto il profilo tecnico. La Bundesliga in queste prime due giornate ha detto questo. Cioè, adesso magari chi è d'accordo con questa valutazione? Flash, Francesco, sei d'accordo? I valori tecnici sì, usciranno? Sì, sì, bene. Una squadra come il Benevento, per restare alla nostra Serie B, fattore campo non vince, ma le altre, tra tante c'è equilibrio, e quindi la squadra più forte dovrebbe vincere. Bisogna vedere come arriverà, eventualmente come arriveranno eventualmente le squadre tutte più forti o meno forti alla ripresa del campionato dopo uno stop mai verificatosi. Però la Serie B ha sempre il suo fascino e ne parliamo con uno che di B insieme a Daniele Barone ormai la frequenta da decenni, è un caro collega di Milano, Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Buonasera Nicola, ben ritrovato. Siamo anziani. Ciao Enrico, buonasera a te, buonasera a tutti. Intanto come ciao, stai e come hai vissuto ciao, Daniele. Tutto questo periodo? A casa al lago, per fortuna, non a Milano, lontano dalle zone più colpite. Io abito sul lago e quindi diciamo che sono stato abbastanza sereno, si lavora da qua, sempre in smart working, e si cerca di fare lo stesso un prodotto interessante per i lettori. Sei pronto anche tu a ricominciare sui campi? Sempre, non vedo l'ora. Speriamo di vedere qualche partita. Da questo nuovo ciclo per il calcio? Beh, intanto la speranza è quella di rivedere le squadre in campo. Non è ancora semplice, non è ancora detto, c'è ancora qualche scoglio da limare, soprattutto c'è da capire se i rischi di contagio sono ridotti, limitati, perché la preoccupazione è sicuramente per la salute. Poi se ci saranno le condizioni, come si spera, comincerà la Serie A, parte la Serie A e a ruota, tempo una settimana, anche la Serie B potrà completare questa tormentatissima stagione. Pensi, e dopo lascio il microfono agli altri amici, che la C sia pronta anch'essa a ricominciare? Qui è più difficile. Io credo che il piano A, ossia quello di fare tutte le giornate più i playoff, come la Serie B, per esempio, non sia attuabile per la Lega Pro, per una questione di tempi soprattutto, perché se la Serie A parte a fine giugno, la Serie B parte anche lì fine proprio gli ultimissimi giorni di giugno, la Lega Pro non può partire prima di luglio, e quindi in due mesi fare tutte le giornate, i play-out sarebbe complicatissimo. E poi il piano A per la Lega Pro lo vedo difficilissimo, e quindi sarà più probabile che la Lega Pro attuerà il piano B, ossia giocare soltanto i playoff e i playout con formule, modalità, numero di squadre, tutto da stabilire, però credo che la strada sia quella. Ecco, vorrei su questo argomento sentite anche Daniele, perché sicuramente il compito di il nuovo presidente Gravina è arduo, perché di problematiche ce ne sono tantissime, a cominciare da quello che diceva poco fa Nicola, soprattutto sulla Serie C. Come giudicate finora il percorso fatto proprio da Gravina, Daniele e Nicola? Daniele. Ma la premessa giusta l'hai fatta tu, Enrico. Gravina si è trovato a far fronte ad un lavoro
pauroso in termini di ampiezza, di difficoltà, di mille interlocutori con cui confrontarsi, sia politici sia calcistici, e quindi credo che con grande fatica, con grande sofferenza, lui lo ha detto anche in una lettera aperta inviata proprio a tutti i dirigenti della Lega Pro, si intravede la luce in fondo al tunnel. Credo che Gabriele Gravina il suo buon lavoro lo abbia fatto finora, lo aspetta ancora un altro pezzo di strada in salita, soprattutto perché va ribadito ancora, dinanzi e intorno ha avuto interlocutori anche molto diversi con cui confrontarsi, però io credo che la sua primissima idea, la sua primissima volontà, certo una volta messi al sicuro i parametri della salute di tutti, fossero quelle di far ripartire il calcio, perché il calcio, inutile negarlo, muove degli interessi non solo economici ma anche culturali e sociali che sono fondamentali per il nostro paese. Nicola Binda, è d'accordo? Sì, sì, sono completamente d'accordo con l'amico Daniele. È stato semmai non bello, cioè poco edificante vedere il comportamento magari di certi dirigenti che ragionavano più pensando al proprio orticello, alla propria squadra, alla propria classifica. Quello sì, non è stato neanche bello vedere uno scontro fra Gravina e Ghirelli per quanto riguarda il futuro della Lega Pro, cioè il presente della Lega Pro, cioè due che hanno lavorato insieme in quella categoria, vederli così arrivare allo scontro con questa proposta di Ghirelli anche giustificata e motivata, perché la situazione della società di Serie C è drammatica, chiaramente giocare a calcio in certe città oggi è veramente impensabile, però è giusto ragionare di sistema, è giusto che si sia lungimiranti e coerenti e tutti quanti con una mentalità unica, e invece tante volte si vedono delle schegge impazzite che vanno un po' ognuno per la propria strada. Gravina è stato bravo a tenere dritta la baracca e soprattutto ad avere la sponda del governo che gli ha consentito nel nuovo decreto rilancio sia di accorciare i tempi della giustizia sportiva, sia di dargli quel potere tale per cambiare i format dei campionati che non sarebbe stato possibile in circostanze normali. Poter far solo i playoff a una categoria, per esempio, è una forzatura che in tempi normali non sarebbe stata possibile. Adesso invece Gravina è stato bravo a ottenere questo potere, quindi non auguro a nessuno di dover gestire una situazione del genere, nemmeno il mio peggior nemico, perché è quello che ho dovuto affrontare la Federcalcio e Gravina in prima persona. È stata una difficoltà estrema. Riuscire a mandare in campo le squadre adesso e finire la stagione vuol dire, quando un ciclista è all'arrivo della tappa, un chilometro, buca una gomma o si rompe il manubrio, si carica la bici in spalla e la porta al traguardo. Ecco, oggi il calcio deve fare lo stesso, in qualche modo rabberciato, certo, arrangiandosi, zoppicando, così, ma bisogna arrivare in fondo e poi sperare di ripartire con... Ecco Nicola, prima di lasciarti vorrei far intervenire un tuo vecchio amico come Totò De Leonardis, che conosci ovviamente da una vita, è sempre lui, anche se non lo riconosce con questa barba bianca, è sempre lui. Totò, sei d'accordo lui con queste valutazioni? No, guarda Enrico, a me, io, ciao Nicola, ti saluto perché tanto che non ti sentivo, non ti vedevo. Ti saluto caramente. No, a me quello che lascia perplesso, sì, questa voglia che bisogna ripartire, però proviamo un attimo a immaginare che calcio sarà luglio-agosto, voglio dire, giocarsi un campionato in questi due mesi più caldi dell'anno, è un'esperienza, come dicevo, del tutto nuova, ma non nuova, ma non ci avevo nemmeno pensato a farlo. Allora, proviamo a immaginare le partite di precampionato che abbiamo visto per anni, per 30-40 anni, secondo l'età che abbiamo. Luglio-agosto a fare sul serio, io non lo so, io ti ripeto, sono abbastanza perplesso. Magari avrei preferito, che so, che si ricominciasse a settembre e si facesse una cosa diversa, voglio dire, perché finirla, perché dobbiamo finirla, sì è vero, anche questo fa parte del gioco, però permetti che mi lascio un po' perplesso. No, però l'hai appena detto, bisogna finire perché bisogna finire.
No, no, l'ho posso, detto perché quello posso che posso rispondere? Non, certo, non è la mia, certo, Nicola. Non è la mia idea. Sì, sì. No, ma io capisco, è vero, l'ho detto prima, è come un ciclista che arriva in fondo alla tappa con la bicicletta in spalla, perché non sono condizioni normali, però è il male minore. L'aspetto sportivo oggi passa in secondo piano, ci saranno tanti, sarà un campionato, sarà un finale assurdo, senza il pubblico negli stadi, con i giocatori che fanno una fatica estrema, muscolarmente sono fermi da tre mesi, sarà un problema enorme, ma è l'ultimo dei problemi, è l'ultimo dei pensieri. Cioè oggi non ripartire vorrebbe dire mettere in ginocchio il sistema calcio. Se non si riattiva il meccanismo dei diritti televisivi, se non si tengono attivi i posti di lavoro, sono 100.000 posti di lavoro. Cioè chiudere tutto adesso e ripartire a settembre vorrebbe dire mettere in ginocchio tutto l'indotto. Faccio un esempio, mi ci metto io in prima persona. Se la Gazzetta dello Sport non ripartono le partite, la Gazzetta dello Sport continua a non vendere copie come adesso, ed è un danno per noi, e noi siamo un millesimo della componente che comprende l'indotto del calcio. Quindi per tutti, anche per Daniele a Sky, senza, ma per tutti, per tutto il carrozzone, quindi, ripartire oggi l'aspetto sportivo, il livello delle partite come saranno eccetera, così non sarà il massimo, lo sappiamo, sarà una parvenza di calcio, però facciamolo, fa niente, ma l'importante è far ripartire tutto il sistema, come giusto che riparta tutta l'Italia, nei bar, nei ristoranti, nei negozi, come giusto che sia per tutti. Bene Nicola, noi ti ringraziamo, spero di vederti presto sui campi, ti auguro buon lavoro e ti mando un abbraccio, grazie per questo collegamento. Quando volete, sei a disposizione, ciao a tutti. Ciao. Grazie ancora Nicola, ci dai una notizia riguardante... Sì. Le app immuni e poi andiamo in pubblicità. Sì, è una notizia importante che riguarda la nostra regione, perché questa famosa app di cui si parla da molto tempo per il tracciamento dei contagi sarà sperimentata in tre regioni, tra cui l'Abruzzo, sarà sperimentata in Liguria, Abruzzo e Puglia, e poi ha precisato il Vice Ministro per la Salute Sileri che questa app sarà disponibile solo tra 10-15 giorni e comunque per i primi di giugno, però l'Abruzzo regione selezionata con Puglia e Liguria per sperimentare la app Immuni. A te. Allora, ormai non dobbiamo nasconderci più, perché è entrato in questo studio virtuale abruzzese bianco-azzurro, un campione indimenticabile per il calcio di Pescara, italiano ed europeo, l'indimenticabile Leo Junior. Buonasera Leo dal Brasile. Ciao Enrico, ciao a tutti, che piacere. È un piacere di tutti quanti gli amici che sono con noi, però tu fai ormai televisione, lavori a Teleglobo, sai che si vive di pubblicità, qualche minuto di pazienza e ripartiremo con te. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti.
un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22, rientriamo in diretta dallo studio centrale di TV6. Allora torniamo con i nostri amici. Un ben ritrovato a Leo Junior dal Brasile. Con tanti amici, Leo, ti dico subito che sono collegati con noi Antonio De Leonardis, il baffo che ricordi, poi Francesco Di Francesco, Daniele Barone di Sky, poi c'è Riccardo Clinco, Massimo Mucciante. Ti chiediamo subito, visto anche il periodo che coinvolge il tuo paese, come state tu e la tua famiglia e come state vivendo questa nuova ondata purtroppo di contagi, Leo? Enrico, io sono a casa da 67 giorni, non esco, non sono uscito proprio per niente, perché sono, diciamo, in quel gruppo di rischio. Allora sono rimasto a casa, lavoro a casa in home office, come stiamo facendo adesso, partecipo dei programmi lì della TV Globo, della Sport TV, che è la nostra televisione a cavo. Sì. E siamo qui a aspettare che possiamo ritrovare, diciamo, una maniera più veloce possibile per fare passare il tempo e soprattutto di fare con che la gente possa almeno avere un po' di tranquillità. Noi qui a Rio, negli ultimi due giorni, abbiamo avuto una buona notizia, sono quelli che i contagiati sono molto in meno, i morti molto in meno, perché noi non siamo arrivati, diciamo, al punto più alto della pandemia. Sì. Tu sai bene che in Italia abbiamo avuto gli stessi problemi nei mesi scorsi, invece da voi è scoppiato molto, molto più tardi. La gente, la vostra gente, come sta affrontando questo problema?
Ma il Brasile è un paese continentale, tu sai. Cioè, in certi posti, per esempio, al sud, Porto Alegre, per esempio, il Grêmio Internacional, le due squadre lì dell'estate, hanno già ricominciato gli allenamenti, sempre, sai, con le divide in gruppi di 10, perché questi, la sanità ha detto che devono fare così. Però qui a Rio non hanno ancora una data per ricominciare. Il Flamengo ha ricominciato, il Vasco da Gama deve ancora. Sai, il problema è che nessuno si era preparato per una roba del genere. Allora, sai, deve affrontare giorno a giorno queste cose qua. Perché al nord, per esempio, a Manaus, a Belém, sarà ancora più difficile, perché loro hanno avuto dei problemi molto più grossi di quello del sud del paese, anche noi qui del sud-ovest, a Rio, a São Paulo. Dipende un po' di quello che succederà, diciamo, in questi nelle prossime due settimane. Allora abbiamo la possibilità di vedere quello che succederà, non solo nel paese come società, ma anche nella questione del calcio, che mi sembra e mi pare non sia la priorità è esattamente la questione della salute. Il tuo amico Peppino Baldacci da Pescara ti ha informato della situazione in Italia, oltre ai tuoi amici di Torino, no? Sì, ma anche diciamo, ho parlato abbastanza con Gigi Ciarlantini, perché lui è lì, era lì a Bologna, ho parlato anche con Gasperini, sai, gli amici lì di Pescara, che con Zaccarelli lì del Torino, che lui sta a Torino, per sapere un po' come stavano. Guarda, ringraziando a Dio, dei miei amici, quelli che avevo i contatti, nessuno di loro hanno avuto dei problemi con questo virus in questo momento, e speriamo che sia così fino alla fine. Allora, campo libero agli amici che sono collegati, facciamo iniziare ovviamente il più anziano, Totò De Leonardis. Totò, hai visto che bella sorpresa? Bellissima, bellissima. Di vedere Leo è sempre una gioia. Leo, niente, ovviamente ti parlo da anziano, voglio dire, come più anziano di te, quindi insomma, c'ho qualche anno più di te. Tanto. Insomma, no, qualcosa sì, dai. Io sono del 45, tu dimmi la verità, sei un po' un ragazzino quasi, vabbè. Senti, Leo, da quello che dici pure, voglio dire, emerge il fatto di questa paura che uno si porta. Ecco, tu come la stai vivendo, come l'hai vissuta in questo momento, che cosa pensi del fatto che, insomma, che bisogna riprendere a giocare, qual è l'obiettivo, insomma, in questo momento? Quello di riprendere a tutti i costi, oppure ci vuole tantissima avere la testa sulle spalle, insomma, un po' tutti quanti? Totò, io ti dico, prima, guarda, io adesso, magari a dicembre, ti faccio un invito, tu vieni a fare il Babbo Natale qui per il mio nipote, che con questa barba diventa il vero Babbo Natale, guarda. Lo farò. Senti una cosa, no, dico che la prima cosa che dobbiamo pensare è esattamente la questione della sicurezza, della salute di tutti. La prudenza. Certo che per me diventa un po' difficile, per chi comanda il calcio nel mondo, sai, di prendere una decisione in questo momento. Cioè, va bene, il campionato tedesco è già ritornato, però il campionato tedesco, loro come società, hanno iniziato a fare il lockdown, a chiudere tutto, hanno preso dei provvedimenti che hanno fatto la società possa avere, diciamo, questo omaggio, tra virgolette, di avere il calcio, anche se senza pubblico, però è una possibilità e deve servire di esempio per tutti i paesi che hanno questa voglia di ritornare con il calcio. No, bisogna stare attenti, bisogna avere un po' di prudenza per evitare, perché ti dico, Totò, se capita di perdere una vita per una partita di calcio, non vale la pena. Da qualsiasi parte non vale la pena, bisogna stare attenti a ritornare. Però so che è difficile prendere una decisione in questo momento, perché è la prima volta che si vive un problema, e un problema serissimo. Sai, qui in Brasile abbiamo avuto, diciamo, all'inizio, la gente che non ha capito che problema aveva di fronte.
e per quello abbiamo avuto subito all'inizio un sacco di morti, perché la gente non ha capito che stava succedendo. Allora, Daniele Barone, che Leo conosce molto bene, era piccolo Daniele, oddio, non tanto, quando... Giovincello! Leo esaltava la nostra folla. Mi dici, Daniele, che ricordo hai di questo campione nel periodo biancazzurro? Ma guarda, io ancora ogni tanto mi do dei pizzicotti se ripenso che in quel calcio, in quegli anni, un campionissimo di statura mondiale come Leo Junior abbia vestito la maglia di un club, diciamo, medio piccolo come quello del Pescara. Cioè, erano anni in cui c'era davvero il meglio del meglio del meglio nel nostro campionato, e quindi Leo, oltre ad aver giocato col Torino, aveva scelto di giocare col Pescara. Credo che per i pescaresi debba e possa rappresentare in eterno un motivo di grande orgoglio, e quell'orgoglio che io ho, da telespettatore, ho avuto qualche giorno fa, quando Leo, in un bellissimo pomeriggio, è stato ospite da noi a Sky. Tra l'altro poi sarà collegato anche Zico, si era collegato al telefono anche Gian Piero Gasperini, e Leo ha avuto parole bellissime nei confronti di Pescara, dei pescaresi, di quell'esperienza. Insomma, sentire uno come Leo Junior parlare così bene, così questo gol splendidamente, lo ricordi, Daniele? Sì, come no. Ricordo tutto, anche perché con la tua telecronaca, Enrico, io i gol del Pescara li ho rivisti tutti, quindi li conosco a memoria. Anzi, ne approfitto per dire che il più emozionante di tutti forse è quello di Benini ad Arezzo. Vabbè, apro e chiusa, aperta e chiusa parentesi. Quindi non so, dicevo, sentire Leo l'altro giorno a Sky parlare in quel modo di Pescara, credo che gli si debba soltanto dire grazie, quindi lo faccio anch'io di nuovo adesso qui con lui. Grazie Leo. Guarda Daniele, per me è stato anche un piacere, perché ho avuto la possibilità, tramite Vincenzo Marinelli e Nizzola, che era l'amministratore delegato del Torino nel periodo che sono stato lì, dall'84 fino all'87, loro, come erano molto amici, è venuta questa proposta di andare a Pescara. E poi io dico, guarda, vado a vedere un'avventura, che è un'avventura che non avevo mai vissuto, che è quella che andare una squadra che non lottava per vincere uno scudetto. E è stata un'avventura più di soddisfacente, non solo per me, ma anche penso per tutti quelli che hanno vissuto quei momenti, perché prima per la questione dell'allenatore, perché Galeone è stato il secondo quando Zico era lì a Udinese. Allora io chiesto a Zico come era la mentalità di Giovanni quando era lì. Lui, guarda che lui è completamente diverso di tutti gli allenatori italiani, lui vuole che poi abbiamo detto che era il calcio champagne che giocava il Pescara, che era il calcio della maniera offensiva. Se io ho detto, guarda, penso che questa avventura mi farà bene, anche perché sarò lì al mare, cosa che a Torino avevo bisogno di andare 150 km per andare a Genova e sentire l'odore del mare. Sai, poi ho trovato un ambiente eccezionale in tutti i sensi, posso dire. Poi, quel primo anno nostro, nell'87-88, con le vittorie a San Siro, questa con la Juve, poi le partite che abbiamo fatto, quando guardavo l'Adriatico con 20-25 mila persone tutte le domeniche, quando giocavamo in casa, era un motivo di soddisfazione. Poi ha creato, non solo a me, per me, ma anche per i miei compagni, anche per il proprio Galeone, una motivazione al di là di quello che ci aspettavamo. Io dico che i due anni che ho vissuto a Pescara mi sembrano di essere stati 10, perché ormai mi sono innamorato della città, ci torno spesso. Totò è uno dei testimoni che vengo sempre, perché sono rimasto veramente legato alla città. E poi, in questi due anni, ho partecipato di un sacco di partite dei miei contemporanei, come Altobelli, come Stilic, e ero giocatore del Pescara. Allora ho portato in giro, diciamo, il nome della città e della squadra che giocavo con me, e questo mi ha fatto un grossissimo piacere. Allora, Francesco, vedo in alto. Francesco,
Beh, intanto gli fa onore quello che ha detto prima in riferimento alla prudenza, e quando parlo giustamente nemmeno una vita vale tutto il resto vale molto di più. Basta pensare che adesso si sono accorti in Inghilterra, leggevamo oggi la notizia fresca di oggi, di ieri, che Liverpool Atletico Madrid, che è stato giudicato da Klopp un atto criminale farla giocare, ha portato a 41 morti. Detto questo, io non ho domande specifiche a Leo, e pubblicamente in diretta dico quello che ho detto durante la pubblicità a Totò De Leonardi. Io tutte le volte che l'ho visto, solo una volta dal vivo là durante la trasmissione brasileo, una volta che ero ospite lì, ma tutte le volte che lo vedo e lo sento parlare mi mette la stessa allegria che mi metteva, la stessa dolcezza, lo stesso sentimento bello, luminoso che mi metteva quando giocava. L'ho seguito giorni fa, come ricordava Daniele, su Sky, adesso tutte le altre volte che è capitato nei collegamenti che Enrico ha fatto con lui, perché mi ha dato sempre l'idea di una persona che è bravissima, di un giocatore super bravo, ma soprattutto di uno che era felice, contento. È vero tutto questo, Leo, la felicità, quando... la felicità, vero Leo? Esatto, io se penso a come lui, e faccio un altro esempio, Cerezo, che sere fa hanno rifatto per la ricorrenza per lo scudetto della Sampdoria, sempre ovviamente su Sky, che Dio benedica chi ha inventato Sky. Grazie, Ince. Barone, erano due giocatori, scusami, ho finito, due giocatori che si vedeva che erano felici quando avevano fatto gol, la maglia non la buttavano, non avevano la faccia incazzata, i gesti erano solari, e io per questo mi permetto di ancora di abbracciarlo, non l'ho mai potuto fare, spero che prima o poi ci riuscirò di abbracciarlo. Guarda quanto era piccolo Rodrigo, tu non so Leo se stai vedendo questa immagine, abbiamo visto in mezzo al campo. Sì, sto vedendo. Adesso ti ha regalato anche questa gioia insieme alle tue figlie, sei diventato nonno, quindi vivi per tuo nipote adesso, vero? Ci mancherebbe, anche perché il mio nipote ce l'ha, compie 2 anni adesso a luglio. Sai, è una cosa veramente, posso dire che esiste un amore, quello con il padre, con i genitori, quello con i figli, però quello con i nipoti è diverso, è una cosa veramente certo. Diversa e sto vivendo volentieri questo. Prima grazie per le parole, io dico una cosa Enrico che ho seguito sempre nella mia vita, quando trovi l'ambiente giusto, quando trovi le persone giuste, e quando trovi la maniera di non solo fare il tuo lavoro, ma divertirti nella maniera giusta, quello che può succedere è soltanto felicità. E è quello che è successo a me, non solo a Pescara, ma anche a Torino, quando ho vissuto lì 3 anni. E poi, cioè, quando torni e vedi che la gente ha sempre un gesto, ha sempre una parola simpatica verso di te, non può essere diversamente. Allora c'è Riccardo Crico, che tu non hai conosciuto perché è un amico, un collega che in quel periodo viveva a Milano, ma sicuramente pur avendo un difetto come tifoseria di squadra, che ovviamente non dico, però ammirava Leo con la maglia granata e poi con la maglia del Pescara, vero Riccardo? Assolutamente sì, è stato uno dei giocatori che ho ammirato di più nella storia del calcio, ma non lo dico per grazie Ricchi. Non lo dico adesso, ma lo dico innanzitutto per quello che ha detto prima Francesco, perché lui era sempre sorridente e sprizzava gioia quando ogni volta che giocava, lui era una persona allegra come tanti brasiliani. Però la domanda che gli voglio fare è questa. Però Andrea Costantini mi ricorda, lo sai, nella prima giornata il risultato dell'Inter col Pescara? Io ero allo stadio quel giorno, ti volevo dire. Io ero allo stadio quel giorno. Ero un ragazzo, faceva molto caldo, io ti dico anche delle particolarità di quella partita, faceva molto molto caldo. Tu Daniele, volevo al di là di questo, però volevo chiedere, era stato meno simpatico Leo quel giorno, Ricky. No. Dovevo fare il mio lavoro, dai Daniele. Va bene. Senti, volevo chiedere una cosa. Adesso torno a te Rick, vorrei coinvolgere Massimo Mucciante, che ovviamente ora cura l'ufficio stampa del Pescara, però andava forse in curva in quel periodo, Massimo, o no?
Sì, andavo e seguivo le vicende del Pescara, ma la cosa bella è che a scuola facevamo le partitelle tra di noi e mi ricordo che non so perché, ma ho ricevuto uno scudetto del Pescara da parte di Leo Junior attraverso amicizie che insomma mi regalarono un gagliardetto. Noi ci giocavamo questo gagliardetto come se fosse un scudetto all'interno del cortile della scuola. Bellissimo. È stata una cosa. Ricco, ti ho interrotto, volevi fare forse una domanda a Leo? No, volevo chiedere questo. Il calcio è allegria, soprattutto in Brasile. Il fatto che adesso ci sarà finalmente questa ripresa senza pubblico, come sarà proprio da voi in Brasile, che il calcio è gioia, è vita, è allegria, senza poter avere la partecipazione del pubblico? Guarda, Ricky, noi abbiamo vissuto, diciamo, prima di chiudere tutte le partite, tutte le città, abbiamo visto due partite, una del Fluminense qui a Maracanã e abbiamo visto una partita del Palmeiras a San Paolo. Certo che senza pubblico è una cosa che sarà difficile, magari per noi che andiamo a commentare le partite, perché sentiamo tutto che dicono i giocatori, gli allenatori, possiamo avere un po' di risorse per dire qualcosa rispetto delle partite, però senza pubblico è dura, non c'entra proprio niente, però bisogna essere così all'inizio per evitare la questione di tanta gente, perché questa è una delle norme che la sanità dice, che è quello di quanto meno persone meglio, ma sarà un po' difficile per tutti. Abbiamo visto nel campionato tedesco che loro hanno avuto questa idea di mettere i cartelli lì con le fotografie dei tifosi. Questa è una idea che solo quelli che hanno giocato in una maniera così possono dire che sensazione hanno avuto con quelle immagini, quelle fotografie dei tifosi durante le partite. Daniele, tu che sei a contatto con i campioni di oggi, forse una domanda anche un po' banale, a chi si può paragonare oggi Leo Junior come calciatore? E poi vediamo se è d'accordo Leo però. Oh mamma mia, a nessuno, ma lo dico non perché adesso debba ingraziarmi per forza Leo, ma a parte che uno che nel Brasile nazionale giocava da terzino perché c'erano troppi campioni in mezzo al campo e lui ha dovuto traslocare, era un genio del centrocampo a Bologna, in quel brutto finale di campionato che ci portò alla retrocessione, se non ricordo male Galeone lo fece giocare difensore centrale libero con una fasciatura alla gamba, è uno che dai, non credo possa, io non riesco a trovare un giocatore simile, perché veramente è stato uno dei più grandi. Tra l'altro stavo riguardando ancora, Enrico, le immagini che stai trasmettendo a raffica. Leo, ma come le battevi le punizioni? Mamma mia, mamma mia. Vogliamo chiederlo a lui, Leo, c'è qualcuno? Dimmi Leo. No, dico che è difficile fare paragone tra i giocatori, anche perché sono epoche diverse completamente, sai, il calcio ha cambiato abbastanza. Allora è difficile fare questo tipo di paragone. Certamente vai a cercare un giocatore che sa fare un po' un terzino, che sa fare un po' diciamo il centrocampista, allora trovi uno che gioca con le caratteristiche, però questo paragone mi sembra che non sia giusto, soprattutto per il calcio che è cambiato tantissimo in questi ultimi anni. Per le punizioni bisogna allenarsi, è quel discorso, non so se ti ricorda Enrico, Totò ricorda perché seguiva sempre gli allenamenti, sì. Che c'era Bacca che non voleva allenarsi, non voleva battere le punizioni dopo gli allenamenti. È vero, poi è vero. Veniva durante la partita per battere, no, bisogna allenarsi perché io mi sono allenato per un'ora, tu non hai fatto niente, sei andato a prendere il caffè e ha detto che era battuto. No, poi lui ha iniziato a allenarsi con me, poi lui era un specialista, anche perché io avevo già vissuto
un'esperienza contro di lui, contro Hajduk Split. Due gol della Coppa UEFA. Ha fatto due gol. La sua squadra. No, gli ha fatto due gol a Torino. Poi lui ci ha dato una bambola lì quando abbiamo andato a giocare a Split, Madonna, non abbiamo neanche preso la palla. Leo, io con te starei tutta la notte. Andrea Costantini, per pochi minuti prima di chiuderci, di salutarci, sì, la tua curiosità dallo studio. Sì. Buonasera Leo, dopo l'esperienza a Torino, Leo Junior arriva a Pescara, il primo impatto con la città di Pescara, venendo da una città appunto del nord come Torino, si ritrova a Pescara e quali sono le prime sensazioni? Ma guarda, la sensazione, quando sono sceso dall'aereo, ho visto tutta quella gente giù, e ho detto guarda, qui avrò bisogno di ricominciare la mia carriera, non posso deludere tutta questa gente qua. Allora ho preso una motivazione in più per quel momento e poi con il passare dei giorni e vendendo tutto quell'entusiasmo che c'era per la promozione, mi sembra che sono riuscito, diciamo, non dico neanche ripagare, ma a dividere con loro tutti questi momenti eccezionali che abbiamo vissuto. Daniele, vuoi chiudere tu questo Amarcord, quest'angolo bellissimo, ricco di emozioni con Leo? Ricco, volevo fare una domanda pure io. Sì, sì, allora facciamo. Vai, Totò, vai tu, Totò. Scusami, Babbo Daniele, Natale, no? Dai. Visto che sono Babbo Natale, esprimo un desiderio invece che esaudirlo. No, Leo, approfittavo di te perché per chiedere soprattutto, cioè, quel momento che stiamo vivendo, credo che sia una cosa che nessuno di noi ha mai vissuto, una cosa incredibile, e parlo in generale, non solo del calcio, cioè, certo. Io ritengo che in questo momento siano pure emersi tanti problemi di questa nostra civiltà, di questa nostra società. Ecco, secondo te, io credo che la ripresa non sarà nulla come prima, voglio dire, parlo della sanità, per esempio, quello che è emerso su come è gestita la sanità. Ecco, secondo te anche il calcio avrebbe bisogno di cambiare qualcosa? Vedi qualcosa che secondo te non va e che potrebbe essere una chiave per ripartire in maniera diversa? Guarda Totò, io penso che come nel mondo sportivo, come società, noi dobbiamo sfruttare, tra virgolette, tutto quello che abbiamo, che stiamo vivendo, per uscire delle persone, dei cittadini meglio di quello che eravamo prima. Perché nessuno pensava che poteva vivere una situazione del genere. Serissima, che poi abbiamo visto la quantità di morti che abbiamo visto in tutto il mondo. Allora noi dobbiamo pensare che quando finirà questa cosa qua, che per me andrà ancora qualche mese, fino a quando si ritorna, non dico la vita normale, ma almeno cercare di vivere una vita normale, che dobbiamo essere delle persone migliori, perché sennò non abbiamo proprio preso niente di questi momenti che stiamo vivendo. Daniele, d'accordo, forza, chiunque vuole togliersi una curiosità può farlo in pochissimi secondi. Daniele. Sì, la mia curiosità, Marcord, per Leo è questa. Se gli capita, andando a dormire e chiudendo gli occhi, se c'è tra i tanti successi della sua vita qualcosa che gli viene in mente, o se invece il pensiero più forte, in senso opposto, è quello legato a quella per noi italiani fantastica partita del Mondiale in Spagna dell'82. Come siete riusciti a non vincere, anzi a non pareggiare quella partita, perché vi sarebbe bastato il pareggio? Sì, ma io dico che quella partita per molti è come una tragedia. Quante volte te l'hanno fatta questa domanda, Leo? Ma 550.000, Enrico, però io parlo volentieri di quel momento. Sai perché? Perché quando vince, parlare di quello che hanno vinto è facile, però parlare, esaltare quello che non hanno vinto è ancora più difficile. E noi siamo sempre esaltati. Ti faccio un ricordo: nella festa di 100 anni della FIFA, noi eravamo io, Zico, Falcão, Sócrates e Leandro. Eravamo 5 rappresentanti di quella nazionale di 82. Sai, per noi è stato veramente una cosa eccezionale.
Certo che volevamo vincere, come tutti volevano vincere, però nel calcio capita una roba del genere. E risponde alla tua domanda, Daniele, come abbiamo fatto? Fra 100 anni nessuno avrà questa risposta. Leo, per chiudere, cosa chiederai come regalo il 29 giugno, il giorno del tuo compleanno, quando compirai 66 anni? Che regalo vorrai? Salute per me, per tutti, per mia famiglia, quella è la più importante. Adesso, che prima, ciao, salute. Adesso no, adesso desideriamo salute veramente, perché sappiamo che cosa vuoi dire la salute. Io, guarda Enrico, con 66 anni non posso chiedere altro che sia la salute, non solo per me, mia famiglia, ma per tutti. Ma certo, dovrebbe essere il pensiero di tutti. Leo. Enrico, di sicuro il regalo glielo porta Babbo Natale De Leonardis a Leo. Grazie di cuore Leo per questo. Devo venire, devo venire anch'io. Enrico, se mi porta un po' di cozze per fare qui in Brasile volentieri, senza problemi. Perché così posso invitare anche mio amico Baldacci, Peppino, bravo, con la Margherita, bravo. Mia comare. Così possiamo anche mangiare di crudo. Qua, dai. Salutaci la tua splendida famiglia, Leo. Un applauso virtuale dallo studio. Ciao, Leo, tutta ciao. Grazie, grazie ragazzi, grazie a tutti. Ai tifosi biancazzurri, grazie ciao, di cuore. Grazie. E tanti auguri per quello che hai fatto. Un abbraccio, Enrico. Leo, grazie. Ciao, Leo. Grazie. Ciao, allora, ciao, siamo negli ultimissimi minuti. Grazie ancora a Leo Giuni, personaggio indimenticabile. Siamo in chiusura, però tornando alla realtà, io volevo fare i complimenti a Massimo Mucciante, responsabile dell'ufficio stampa del Pescara, perché prima non gli ho chiesto delle iniziative che hanno portato proprio la società biancoazzurra a ricevere proprio i consensi a livello nazionale. So che Massimo tu sei molto modesto, non vuoi parlarne, però su mia richiesta puoi farlo, no? Sì, abbiamo fatto diverse iniziative per cercare di alleviare questo momento. Accennate qui delle idee. Mi dicesti adesso esatto. Devi inventare qualcosa esatto. E ci sei proprio quella sera ne parlavamo, effettivamente qualcosa ci siamo inventati, anzi ne approfitto della presenza di Leo perché è arrivata anche una TV brasiliana sotto sua indicazione per il contest della maglietta del piccolo Luigi. So che mi hanno detto almeno i colleghi brasiliani che Leo addirittura ha detto bella l'iniziativa della Pescara Calcio, sarebbe bella che anche qui in Brasile qualche società potesse fare una cosa del genere, quindi mi ha fatto enormemente piacere questo passaggio e siamo felici perché effettivamente la comunicazione alla fine qualcosa è riuscita a fare per tenere alta l'attenzione sul mondo del calcio e soprattutto per i bambini. Ecco, voi siete stati vicini soprattutto ovviamente alle persone che sono andate in difficoltà, però questo cordone ombelicale con il mondo virtuale sportivo c'è sempre stato, no? Sì, ripeto, ci siamo dovuti inventare qualcosa perché effettivamente si parlava di questo magone, di questo virus e si stava pensando poco effettivamente a mantenere viva l'attenzione sul calcio. Però il nostro pensiero principale è stato quello di tenere i ragazzi belli attivi e quindi ci siamo dedicati. Qual è stata l'iniziativa che ricordi con più piacere, Max? L'iniziativa che ricordi con più piacere? In questo periodo l'iniziativa più bella è stata il contest del bambino disegna la maglia della Pescara Calcio, certo. Che ha avuto una ridondanza non da poco, insomma. Complimenti, Max, per questa voglia di inventare qualcosa, di fare qualcosa di diverso e non era facile in questo periodo. Andrea, mi dà qualche novità, non so, di sì. Serata, c'è qualche dichiarazione, Andrea? C'è la dichiarazione del vicepresidente dell'Asso Calciatori, Umberto Calcagno, sì. Alla testata TG.com, ha detto giocare ogni 3 giorni sottoporrà i calciatori a rischi maggiori e l'orario delle 16:30, che viene vagliato in questi giorni come una ipotesi per far disputare le partite. L'orario delle 16:30 per le partite estive è sbagliato, siamo contrari. Sulla questione stipendi, ha aggiunto, non è semplice trovare una soluzione condivisa, rimandare le scadenze e fare le cause sugli stipendi di marzo e aprile non è la chiave giusta per noi. A te. Vabbè, qui saranno ovviamente motivi di discussione, no Daniele? D'altronde non poteva filare tutto liscio.
Daniele. No, ritengo improbabile che si giochi al pomeriggio, farà sono troppo due caldo. Orari serali, no? 18:45 e 21, credo. Esatto, credo che anche a livello televisivo siano orari migliori che possano dare a più gente possibile la possibilità di essere a casa a quell'ora e di vedere le partite. Enrico, tra l'altro, stavo notando come al tuo fianco c'è una foto con la stretta di mano tra Leo Junior e Diego Armando Maradona. Insomma, lui è sempre con me vicino. Ecco di qua, no, ma questo per sottolineare come davvero in quegli anni, vabbè, insomma, c'era uno spettacolo straordinario sui campi italiani. Quindi questa è stata anche una serata marcord, e vedere questa foto fa impressione, è veramente impressionante. Per tornare al calcio di oggi, si ricomincerà, ormai questo è abbastanza chiaro, anche gli orari credo che siano quelli forse più adatti, più idoni per la stagione alla quale andiamo incontro. In questi giorni a Milano fa già molto caldo, siamo già quasi vicini ai 30 gradi, quindi non oso immaginare quello che potrebbe accadere tra luglio e agosto. Quindi calcio sì, con grande prudenza, con grande attenzione, con tutte le rassicurazioni possibili, e anche per quanto riguarda il caldo credo che il calcio faccia bene ad andare incontro verso le partite serali. Daniele. Enrico? Sì, chi è? Enrico. Francesco. Scusami, ho visto che c'è ancora, per concludere velocemente, ho visto che è ancora in collegamento Leo Junior, sì. Quindi è bene che senta, ma non è possibile avere tutte le settimane un collegamento di un'oretta via Zoom, qua come che si chiama, con Leo? Magari stasera non ha niente da fare, si impegni lunedì, ci vediamo un'oretta, si parla e ci sta... guardatelo lì, io penso che uno che adesso c'è un problema e lo vede sorridere così, secondo me se ne passano tutti i problemi, magari per un momento, però... Grazie ma io a Daniele. Bisogna chiedere lì ai miei capi, sono loro. Teleglobo. Lo so. Esatto, parleremo con Teleglobo, va bene. Grazie Daniele Barone. Siete Enrico. Grazie a te Enrico. Bacciante, Riccardo Clinco, Totò Leonardi. Dimmi Leo, volevi dire qualcosa? No? Ho sentito qualcosa? No, sì, volevo dire, ringraziare a Massimo lì per la questione della maglietta di Luigi, del ragazzino lì. Sì. È stato un spettacolo la idea di tutto quello lì. Poi la maglia è venuta bellissima con i colori, diciamo, di quello che vediamo sempre lì a Pescara, poi il delfino, poi le onde, guarda la maglia, guarda Massimo, tieni una maglia di questa per me, quando arrivo volevo una XL. XL, sarà fatto. Un abbraccio Leo, grazie Totò, grazie. Ciao Francesco, ciao ragazzi, ciao. Vi aspettiamo a Pescara, ciao Max, grazie Enrico, grazie soprattutto a Maurizio Dagui, ancora una volta un capolavoro tecnico. Ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.